Ancora quota 0 punti dopo la sconfitta all'esordio con il Lentigione e il rinvio della seconda giornata a causa maltempo, il Seravezza accoglie tra le mura amiche del buon riposo la bagnarese di mister Lauro Bonini, che al contrario dei verdi azzurri di punti in classifica ne ha 4. Con un batti ribatti arriva al numero 10 Marani, che prova subito a calciare. Arriva la rimessa con le mani, lunghissima palla verso Saporiti, poi Benedetti col sinistro al volo, batte Saporiti, traiettoria a cercare ancora Benedetti, il colpo di testa, poi Kell al volo! Eurogol! Diana passa al Seravezza, 4 minuti e 20! Giropalla della Seravezza, si alza la pressione della Bagnolese, ancora errore di Maccabruni, Chiemiere in mezzo, Lago Marzini tocca, sterza, poi mette un bel sinistro al volo, il numero 8 ci ha provato Davide Calabretti. Si gira su se stesso, perde il pallone, occhio perché Riccielli può andare alla conclusione. Solo per un attimo, poi Maccabruni prova a staccare Bortoletti, in area, prende posizione. Saporiti, il destro di Montenegro, la palla rimpallata, resta diventa buona per Benedetti. Saporiti, poi la pallone schizza buona per Benedetti, sterza, palla per Granaiola, Granaiola col sinistro! Debole, poi ancora non è finita, Bortoletti, paratona di Corradi! Andiamo a vedere cosa sceglie Saporiti. Il tocco fuori per Granaiola. Poi il pallone sul secondo palo. Prova a arrivare Benedetti. C'è un cartellino rosso per il numero 4 Buffagni. Dembakai non commette fallo su Saporiti. Poi il pallone in avanti. Occhio alla sterzata del numero 18 Bocchialini. Diana che trova una palla traccia per Bortoletti, che appoggia fuori. Granaiola calcia. Poi Dembakai, la palla lì, Cavalli, deviazione! Cavalli! Raddoppia il Seravezza! Prova ad aprire sulla sinistra, adesso sulle ali dell'entusiasmo il Seravezza, dalla sua zona preferita. Il destro di Saporiti! Serve Diana, il pallone in mezzo, Bedini prova a calciare, Bortoletti si gira in area, Bortoletti, la palla resta lì, ancora Bortoletti, poi... Montenegro, l'ultima occasione del match, finisce la terza giornata qui a Seravezza, vince il Seravezza 2-0 grazie alle reti di Diana nel primo tempo e di Cavalli che raddoppia nel secondo.